tu sei l'ultimo. E ora? Controlla meglio. No, devo proprio fare... No, no, guarda, ci sarà un via. Quella meglio. C'è niente. Oh. Dai, ma basta, ti ho rotto le palle. Porca. Sto veramente... Sono passati di tre livelli. Eravamo al 4 quando abbiamo iniziato questa missione. Oh, ti devo dire. Ma proteggiti le palle. Ma qui è un orto. Eccolo. Oh, il boss. Forse. Guarda se la tomba grande è aperta. Se non è aperta mi spavento. Ah, per farti un... Sì, il boss. Questo qui non si sa cosa c'entra. Dategli la priorità al vigore, così riesce a caricare più... a fare con più potenza. Così intende? Esatto, così. Ah, ma che bravo bambino. E porta, anche, porta anche più peso. È morto. Guarda cosa aveva, guarda cosa aveva. Ma avete rotto i coglioni! Piazza! E chissà qual era tra questi. Ma è quello con le braghe. Niente. Eccolo lì. Si è aperto un barco. Se hai delle domande. Abbiamo finito. Parlerò con Farkas riguardo a come te la sei cavata. Ripassa più tardi. Dai, sei calmo, Non è successo niente. Come riesci a mantenere la posizione in quel... Fuori. Vabbè, abbiamo finito, Non è una questione di cose. Abbiamo finito. Ok. Allora, ciao, alla prossima. Aspetta, vado, mi chiudo nella mia stanza e alla prossima. Ok, allora siamo tornati perché si è verificato un problema, cioè con l'altro salvataggio, quello con Keiga, cioè la storia principale che finavamo ogni volta, il personaggio, con il personaggio di Keiga, che è quello che finora avete visto, praticamente non riuscivamo più a continuare, non sappiamo perché, cioè tipo nessuno ci dava nuove missioni nella compagnia, abbiamo anche cercato soluzioni su internet, cioè, insomma, non abbiamo trovato niente. Allora fortunatamente avevamo un altro Milo che era più o meno allo stesso punto nella compagnia e è di livello un po' più alto, insomma è Rage e basta lanciare i bulli. L'avete già visto qualche volta negli easter egg forse, comunque sì. È il mio mino di livello più alto, si facciamo notare la massa dei orchi nel video di easter egg, andatela a vedere. Vabbè allora comunque quindi niente, continuiamo la nostra scalata fino a diventare i capi della compagnia con Rage invece che con Coso. Esatto. E quindi a questo punto abbiamo completato una missione secondaria. È quella di Vetra. Vetra, qua non posso incularla. Vabbè. Parla col tipo. Dovete trovare una missione secondaria. Oh, anche prima è staccando lavoro. Schior ti stava cercando. Parla con Schior. Schior è quello vecchio. Sì. Che non è il vecchio. È quello in fondo, quello vecchio. Questo quello là si chiama proprio bene. Vieni da me se hai delle domande. Ah, eccoti qui. Sì. Stavolta ho concepito qualcosa di leggermente diverso. Ma deve restare tra noi. Vediamoci stanotte alla forgia terrena. Avremo modo di parlarne più a lungo. Celeste? Ah no. Dove si trova questa parte? Dimenticavo che tu non l'hai mai vista. Trova sotto la forgia celeste, dove lavora Erla. Ma vaffanculo. Oh, che fantasia di nomi hanno. Va bene, ciao, ci vediamo dopo. Vai. Andiamo. Aspetta, non abbiamo detto che la missione di prima non l'avevamo completata. Quale missione di prima? Aspetta, questa qui è quella dopo quella che dovevamo completare. Ah sì, allora. Oh, sarà mica questa la porta della forgia terrena, proprio nascosta. Forse è l'uscita segreta. Intanto, guarda la mappa.